Domani il faccia a faccia tra la parte pubblica e quella privata di Gesesa. L'uragano che ha colpito la partecipata comunale, l'inchiesta della procura che ha sequestrato 12 depuratori e ipotizzato reati da far tremare le vene e i polsi dei 33 inquisiti, non lede la serenità dei vertici di Gesesa. Una serenità che gioco forza è soltanto di facciata. L'indagine pone un freno, a prescindere dagli esiti, al disegno egemonico di Acea nel controllo capillare della gestione delle acque e non soltanto in provincia di Benevento. Gino Abbate, che con la D. Cuciniello avrà domani un confronto e lunedì presiederà un CDA assai importante, chiede chiarimenti e non esclude che vi possano essere anche mutamenti apicali negli organigrammi. È ovvio che una volta che ci sta un coinvolgimento della parte tecnica di chi, diciamo, opera nella gestione, ci saranno anche delle, diciamo, delle considerazioni, delle azioni volte a generare e a cambiare l'attuale assetto. Ma ripeto, sono delle situazioni che non si aggiungerebbe a livello locale, ma si va a livello generale. Sa benissimo che la parte privata è formata dalla CREA, quindi dalla CEA, una multinazionale con 10.000 dipendenti, no? Quindi non è che parliamo dell'ultimo arrivato.